Ogni angolo fiorito è una meraviglia per i sensi, ogni scorcio tenuto con cura espressione d'amore per il cosmo. L'animo sensibile e colorato di chi rispetta la natura e le rende omaggio ogni giorno occupandosi di fiori e piante è stato premiato ad Alessandria in occasione dell'edizione 2021 di Balconi Fioriti, che quest'anno, a causa della pandemia, ha visto i partecipanti inviare al concorso le foto dei propri spazi verdi, senza ricevere la gradita visita della giuria. Giuria che però ha apprezzato gli scatti mandati al sito dedicato dagli oltre 200 alessandrini che hanno gareggiato per aggiudicarsi uno dei premi. L'iniziativa era stata indetta negli anni 90 dal sindaco Francesca Calvo, diventata poi una tradizione del capoluogo. Nella categoria balconi, la prima classificata è Noemi Giuseppina Bassi, che ha abbellito l'intera facciata di casa in via Giordano Bruno, aggiudicandosi un weekend fuori porta e un buono in un centro estetico. La seconda classificata, Maria Antonietta Viscardi, ha vinto con le sue piante pluriennali. La terza è un'altra donna, Elisabetta Benzi, e i suoi balconi si trovano in via San Giacomo della Vittoria. Per la categoria vetrine è sul gradino più alto del podio Trend Arredi, seguito da Teo e Bia in via Sant'Ubaldo e dal Pizzino di via Ferrara. Per i giardini ha lasciato senza fiato l'incantevole spazio verde di Mario Mola, che abita a Lobby, sobborgo di Alessandria. Nella categoria dedicata alle strade della città hanno trionfato tutti i commercianti di via San Lorenzo. Ortensie, fiori, viola e blu sono un incanto da ammirare. All'unanimità la giuria ha poi assegnato un premio speciale Balconi Fioriti a Luigi Porraro, premiato per il terzo anno consecutivo per l'impegno, la fantasia e la creatività dimostrata anche nel nuovo allestimento floreale del Bed and Breakfast Arcobaleno in via Verona. Due i premi speciali assegnati a chi ha coinvolto ragazzi e studenti alle prese col pollice verde, al centro accoglienza disabili AIAS di San Giuliano Nuovo e all'istituto comprensivo Paolo Straneo. Pure culturale Costruire Insieme ha assegnato dei riconoscimenti extra ai giovani dei premi speciali e a Laura Borghino Parrucchieri per l'arco floreale allestito in Corso Acqui, e ancora al negozio CR Corso Roma di Corso Roma e a Spaltra la nuova Spa di via San Lorenzo per il contributo dato durante l'allestimento dell'iniziativa Vetrine Fiorite, che ha colorato il primo pomeriggio di saldi ad Alessandria. Tutte le foto dei vincitori si trovano sulla pagina Facebook Balconi Fioriti Alessandria. Un grande applauso soprattutto per Francesco.